Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme il dolce tipico natalizio pugliese. Le cartellate. Seguitemi e vi mostro come realizzarle. Alla farina ho unito un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Come tutti i dolci della tradizione pugliese natalizi, vengono fatti con farina, olio e vino bianco. Anche questo sarà fatto con questi ingredienti semplici. Quindi farina, zucchero, sale e olio. Facciamo assorbire l'olio dalla farina. Prendiamolo tutto. Assorbito l'olio, andiamo ad aggiungere il vino caldo. L'impasto non deve risultare morbido, deve risultare abbastanza sodo, altrimenti poi quando lo andremo a stendere con la macchinetta della pasta, con la nonna papera, non riusciremo a stenderlo facilmente. Questo è l'impasto che dobbiamo tenere. Non vi preoccupate se lo vedete che non si è amalgamato bene. Tanto poi la macchinetta della pasta farà tutto lei. Lo andiamo a compattare un po'. Così. E lo lasciamo riposare per 10 minuti al coperto. Trascorsi 10 minuti, un quarto d'ora, il nostro impasto è riposato. Ora ne tagliamo un pezzetto. Mettiamo sempre al coperto e andiamo a stendere con la macchinetta della pasta, iniziando sempre dallo spessore più grande. Appiattite. Non vi preoccupate se l'impasto si rompe. Più volte passerete l'impasto nella macchinetta, più bolle avrete quando andrete a friggere. Come vedete, l'impasto diventa liscio. Adesso passiamo allo spessore numero 3. Ripiegate e ripassate. Questo permette di incorporare l'aria, permette all'impasto di incorporare l'aria. Ok, adesso passiamo al numero 4 e così via, fino allo spessore numero 8 della mia macchinetta, ma adesso vi faccio vedere. Siamo arrivati allo spessore numero 8. Adesso voi controllate la vostra macchinetta che spessore arriva. Io mi sono fermata al penultimo. Ora, ottenuta la sfoglia, come vedete è trasparente e sottilissima, la andiamo a ritagliare con questa rotella tagliapasta. Vedete? È sottilissima. Deve essere quasi trasparente. Questa in realtà è trasparente. Ora, con una rotella tagliapasta, così deve essere, non liscia, andiamo a ritagliare le fasce. Allora, io nella mia ricetta ho scritto
3 cm per 20 di lunghezza, però voi potete fare come credete, potete farle più piccole, potete farle più grandi, scegliete voi in base ai vostri gusti. A me non piacciono troppo grandi e quindi le farò piccoline. Ok, questo lo taglio a metà e andiamo a formare le cartellate. Ora, non aggiungete farina sul piano da lavoro, mi raccomando. Prendete la fascia di impasto e cominciate a pizzicare, così. Quando pizzicate, fate questo movimento di avvicinare, in modo da formare una vaschetta, una conchetta, non so come dire. E fate sempre così. Dopodiché andate a unire la prima con la terza. E pizzicate, mi raccomando, pizzicate con energia in modo che deve aderire bene la pasta. Ora pizzicate questa e questa e questa con questa e abbiamo ottenuto la cartellata. Questa è più piccolina, queste qua le ho fatte un po' più grandi. Ve ne faccio vedere un'altra. Allora, pizzicate e portate verso la cartellata. Così. La prima con la terza. Così. La seconda con la prima. E poi unite. Le nostre cartellate sono pronte. Allora, io queste devono asciugare per 24 ore almeno. Quindi io ho questo telaio. Non mi veniva la parola. Io ho questo telaio e le ho messe ad asciugare sul telaio. Se voi non avete il telaio, potete mettere ad asciugare sulla spianatoia ricoperta da un panno. Il passaggio successivo sarà andarle a friggere. Le cartellate, come vedete, sono bene asciutte e adesso andiamo a friggerle. Quando le friggete, le dovete immergere in questo verso. La temperatura dell'olio deve essere di circa 170 gradi. Eccole qua. Guardate quante belle bolle. E adesso le giriamo. Una volta sigillata la parte inferiore, andiamo a girare la cartellata, che si riempirà d'olio e friggerà uniformemente. Le cartellate sono cotte, vedete? Hanno un bel colore, non devono essere molto molto dorate. Noi le scoliamo, le mettiamo a testa in giù su carta assorbente, così, per eliminare l'olio in eccesso. Ora, io continuo a friggere e dopo vi faccio vedere l'ultimo passaggio. Oh, guardate che bolla! Le cartellate sono tutte cotte. Adesso andiamo a immergerle nel cotto di fichi. Io utilizzerò il cotto di fichi, voi potete utilizzare o il miele oppure il vincotto. Adesso vi faccio vedere. Io immergo le cartellate nel vincotto.
Ora, naturalmente voi potete conservare le cartellate così, senza immergere nel bincotto, poi nel cotto di fichi, scusate. Poi al momento dell'utilizzo le andrete a immergere nel cotto o nel vincotto o nel miele. Questo, come ho detto prima, è cotto di fichi. Facciamo riempire bene le vaschette. Se serve, utilizziamo un cucchiaio, un cucchiaino. Adesso li alziamo. Eccole qua. E le mettiamo nel piatto di portata. Ora io continuo e poi vi mostro il risultato finale. Ecco le cartellate pronte. Grazie a tutti per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!